Come fare i verbi impersonali? How to make verbs impersonal? Noi abbiamo molte strategie, ma strategia numero uno di oggi è molto semplice. What we do is to put it is plus the adjective plus the infinitive of the verb. È bello pensare che tu sei qui. Technically speaking, it's che tu sia qui, if you already know what congiuntivo is. Otherwise, ignore it. We're gonna do congiuntivo another time. But it is adjective and then the verb. È bello sognare che tu sei o sia qui. Another example. È interessante vedere che sei cresciuto. È bello, è brutto. Ok? All of this, tutto questo è impersonale. Ok? Impersonale are so important, sono così importanti perché permettono l'uso di congiuntivo. Se io ho una prima frase in impersonale, è bello pensare che la frase che segue, the following sentence, sembra diventa, è bello pensare che tu sia qui, or it should be, perché congiuntivo non è molto usato dagli italiani, un po' usato soprattutto in ambito accademico, especially in accademia, ma non così tanto. Ci sono ovviamente altre forme di impersonale, ma per adesso ci fermiamo qui. Fate delle frasi con è più aggettivo, più verbo, infinitive, no need of prepositions.